Spesso, no, quello che dice bisogna legare teoria e pratica, quindi studi, però dopo vai a dare il volantino. Pensando in questo modo di legare teoria e pratica, perché lo vede un po' cristianamente, come appunto una vicenda mia personale, insomma, no? Non comprende che la mediazione avviene per esempio nel partito, nell'organizzazione, nel grande, non nella vicenda pratica. In Kierkegaard è centrale invece questo motivo del commitment personale, dell'impegno quotidiano. Ho usato il termine inglese commitment, l'engagement, no? L'impegno quotidiano, perché questo del commitment è un problema che si fa sentire molto nel 6-700, in particolare attraverso autori inglesi come Locke, come Hume, per esempio. E il commitment è appunto il fatto che un certo pensiero, una certa teoria, ha un risvolto pratico, operativo, etico-politico. Una certa teoria intanto è sostenuta in quanto a quella ricaduta etico-politica e dunque implica un atteggiamento da un lato di critica verso una separatezza della filosofia rispetto alla dimensione etico-politica, da un lato, e dall'altro lato ha dietro quella diffidenza di tipo empiristico contro la teoria che non sia rapportabile ad esperienze. Ora, aggiungiamo un terzo fattore molto importante, che è questo: nella fine del Settecento, si afferma nel mondo protestante il pietismo. Il senso fondamentale del pietismo è quello della fede come militanza pratica, quindi non tanto come momento riflessivo, teologico, quanto invece come impegno personale, come vincolo a un rispetto costante, a una messa in pratica costante della morale cristiana. Questo è particolarmente evidente in Kant, ma appunto dico, stiamo proprio nell'ambito, nel clima da cui nasce poi Hegel stesso. E Kierkegaard si forma in un ambiente protestante e sente contro la sua stessa chiesa danese la necessità di questo richiamo alla compromissione privata, personale, individuale, quotidiana. Proprio perché la fede religiosa è da lui presentata eminentemente come fatto pratico e sul piano teorico come paradosso. Un altro breve accenno prima di entrare dentro il pensiero di Kierkegaard. Nel nostro paese Kierkegaard comincia ad essere conosciuto ai primi del Novecento, quindi con forte ritardo, intorno al 1906, e fino a pochissimi anni fa nel nostro paese non esisteva ad esempio un'edizione completa dell'Out-Out di Entweder o di di Kierkegaard, no? Ma quest'opera era stata pubblicata in frammenti, il che ovviamente non facilitava la possibilità di una visione complessiva del pensiero di Kierkegaard, che è stato studiato da vari personaggi, o mettendo in particolare luce l'aspetto religioso, o l'aspetto poetico-letterario, o l'aspetto esistenziale. Ma si è avuto difficoltà ad arrivare a una visione complessiva del suo pensiero, anche perché mancava, dico, una documentazione ampia, precisa, dico, dell'opera sua. È interessante che qui troviamo tra i maggiori
rappresentanti dello studio di Kierkegaard in Italia, personaggi che noi abbiamo ricordato a proposito del razionalismo critico, Banfi per esempio, Abbagnano, ed è interessante perché i motivi esistenzialistici, cioè i motivi legati a una riflessione sulla condizione esistenziale dell'uomo oggi, da un lato vennero impiegati in critica al marxismo dogmatico, dall'altro lato ovviamente vennero impiegati come elementi critici della quotidianità capitalistica. Ed è molto interessante che sia in Kierkegaard sia in Nietzsche noi troviamo con abbondanza pagine che criticano la società di massa, quella che noi oggi vediamo tutti i giorni e che queste menti grandi hanno anticipato rispetto alla nostra quotidianità. E quindi sia Nietzsche che Kierkegaard si sono prestati molto bene a questo atteggiamento di denuncia, di critica della quotidianità capitalistica. Un altro personaggio molto importante è lo spagnolo Michele de Unamuno, che è un personaggio anche lui fortemente impegnato nella denuncia della quotidianità capitalistica, della Unamuno. Questa denuncia della società della folla, della società di massa che noi conosciamo, Ortega y Gasset in Spagna scrive anche delle cose molto importanti sotto questo aspetto. Ora, ovviamente è difficile dare un quadro del generale di Kierkegaard, perché mi pare che ancora non sia chiaro se Kierkegaard sia un personaggio rilevante all'interno della storia della filosofia o rilevante per altri aspetti. Spesso per Kierkegaard, per Nietzsche, per lo stesso Wittgenstein è stato detto che si tratta piuttosto di testimoni ovviamente raffinatissimi della crisi della società, ma non di filosofi nel senso di persone che hanno elaborato teorie intorno a certi problemi che possano essere discusse, approvate, criticate, no? Ma che sono sufficientemente chiare e sistematiche. Ovviamente quando c'è un'incertezza di questo genere è chiaro che diventa estremamente complicato dire in sostanza Kierkegaard dice questo, o in sostanza che dice in sostanza Nietzsche per esempio, o che dice in sostanza Wittgenstein. Non è facile, perché ti sfuggono dalle mani questi, insomma, no? Probabilmente proprio perché sono raffinatissimi testimoni della crisi dell'epoca piuttosto che propositori di un pensiero determinato. Certo però che un aspetto di fondo della riflessione di Kierkegaard è il rapporto con Hegel, la critica a Hegel. Che tipo di critica è? È una critica bizzarra, perché è una critica, è come se Kierkegaard si muovesse accettando il punto di vista di Hegel, ma parlando dal punto di vista di ciò che Hegel ha scartato. Voglio dire questo. È del tutto evidente che quando lo storico della cultura italiana tra 20 anni parlerà di queste nostre riunioni, trascurerà raccontare di che colore lui avesse la sciarpa, perché considererà la cosa non rilevante rispetto a ciò che vuol mettere in evidenza. Quindi è evidente che quando io parlo di qualcosa
sempre un criterio di discriminazione del rilevante e non rilevante.